Onda Libera, siamo a Fano e qui con noi è Laura Artioli. Laura Artioli è una studiosa, una storica, prevalentemente storica medievale, se non sbaglio. Sì, sono nata come storica del Medioevo. Che però ha fatto una approfondita ricerca e ha scritto un libro su Lucia Sarzi. Ecco, allora, Laura Artioli, chi era Lucia Sarzi? Lucia Sarzi era una ragazza del 1920 che ha avuto l'avventura di nascere in una famiglia piuttosto singolare. La sua era una famiglia di artisti girovaghi originari di Mantova, i quali dalla fine dell'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale hanno percorso le campagne di qua e di là dal Po, in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Emilia-Romagna, portando in giro questo repertorio di testi del teatro popolare di fine Ottocento, il repertorio sociale, anche qualcosa del teatro verista di Nicodemi, hanno azzardato persino D'Annunzio e Pirandello, esercitando in questo modo una sorta di alfabetizzazione civile soprattutto dei contadini, perché loro davvero percorrevano soprattutto la campagna. Quindi Lucia nasce e cresce in questo ambiente davvero singolare, molto più libera di tante sue coetanee, e il teatro, soprattutto il teatro, le fornirà una copertura formidabile e sarà lo strumento attraverso il quale lei eserciterà un ruolo peculiare e originale al tempo della resistenza civile contro il fascismo. Quindi il teatro come cultura sua e come cultura da divulgare, peraltro, perché appunto era un periodo in cui nelle campagne l'analfabetismo era diffusissimo, era elegante, naturalmente. Diciamo, ecco. Sì, il teatro è per Lucia uno strumento di formazione sia personale che anche politico. La sua lingua materna, che è la lingua del teatro, perché Lucia nasce appunto nel novembre del 1920 in questo paese al confine fra il cremonese e il mantovano, nasce lì per caso perché la sua famiglia, la compagnia di cui faceva parte la sua famiglia, era lì appunto perché stava recitando. E la sua lingua materna è la lingua del teatro, nel senso che lei ha sentito recitare sua madre prima ancora di nascere, insomma. Ed è proprio questa lingua del teatro che le fornisce una prima formazione politica, perché il teatro che loro praticano è un teatro in cui il bene si distingue nettamente dal male, ci sono le vittime, ci sono i carnefici, ci sono i tiranni, ci sono gli oppressori, ci sono gli innocenti ingiustamente perseguitati, e quindi tutto questo l'ha aiutata a maturare una coscienza politica, insomma, per quanto approssimativa, che poi lei ha coltivato moltissimo attraverso la lettura. Lucia aveva proprio questo amore fortissimo per la lettura, era una senza patria, Lucia, la sua era una famiglia di vagabondi, la sua patria erano i libri e il teatro. Quindi da un lato uno strumento di formazione personale, dall'altro anche appunto uno strumento di alfabetizzazione nei confronti delle persone che andavano ad assistere ai loro spettacoli. Ecco, oggi Laura Artioli ha presentato questo libro all'interno di un'iniziativa organizzata dall'ANPI di Fano, nell'ambito della rassegna Alba Rossa, appunto in occasione della liberazione di Fano, che sarà domani, il 27. Sì. Ecco, allora, come mai questo libro l'ha presentato all'interno di questa iniziativa sulla liberazione? È una catena che passa attraverso dei legami fra donne, in questo caso. Ho conosciuto, nel senso che i nostri libri si sono incontrati prima che ci incontrassimo noi di persona, ho conosciuto queste due bravissime ricercatrici, una di Fano e una di Pesaro, che sono Maria Grazia Battistoni di Fano
e Anna Paola Moretti di Pesaro, le quali hanno lavorato insieme a diverse ricerche sui deportati, su alcune partigiane, su alcune figure rilevanti di questa zona delle Marche. E loro hanno pubblicato l'anno scorso per conto dell'AMPI questa ricerca su Leda, questa giovane partigiana a cui è dedicata la sezione AMPI di Fano, e il loro lavoro aveva molti motivi, molti luoghi consonanti con il mio, quindi siamo venute a conoscere reciprocamente questo lavoro. Da tanto tempo cercavamo un'occasione di incontrarci e loro hanno avuto questa idea di fare dialogare la storia di Leda con la storia di Lucia. In quanto anche Lucia ha avuto un grosso ruolo nell'ambito della resistenza al nazifascismo. Sì. E anche per legami affettivi, oltre che per attività diretta? Sì, anche per legami affettivi, sì, anche per questo sicuramente, appunto Lucia coltivava moltissimo questi legami con le persone con le quali collaborava, quindi sì, certamente c'è stata anche questa componente. Sì, sì. Ricordiamo che Lucia Sarzi appunto è stata, ha avuto una relazione, possiamo... E questo non lo possiamo affermare, nel senso, diciamo, che abbiamo avuto dei contatti, possiamo dire, sì, con, cioè, ha collaborato strettamente con i fratelli Cervi, in particolare con Aldo Cervi, che poi fra loro ci sia stata una relazione o no. Non è dato sapere. Okay. Nel senso che nessuno lo afferma con decisione, nessuno lo smentisce con decisione, quindi non si sa, i due protagonisti non ne hanno parlato, quindi non sappiamo. Ecco, quindi diciamo Lucia Sarzi è una di queste delle tante figure che hanno partecipato attivamente alla lotta contro il nazifascismo, quindi sì, alla resistenza, che poi è sfociata nella Costituzione che attualmente, certo, disciplina la nostra società, certo, oggi. Ecco, per calarci un po' nella, diciamo, nella realtà contemporanea, come questa Costituzione oggi è molto sotto il mirino. Allora lei mi fa una domanda che è un po' un tranello, però io me la cavo in questo modo, non sto scherzando, no, non è un tranello, no, naturalmente, no, ci mancherebbe. C'è un principio al quale io cerco di attenermi anche proprio in questo periodo, che è un periodo così complesso ma anche così interessante, no? In cui si mette mano alla Costituzione, che secondo me è una macchina meravigliosa, ed è un principio a cui secondo me si ispirava anche Lucia. Lucia voleva capire, una delle peculiarità di Lucia che ha fatto di lei un personaggio prezioso dentro a questa esperienza della resistenza civile, ma anche un personaggio estremamente scomodo, scomodo, a volte perseguitato, inviso, è il fatto che Lucia voleva capire, no? A differenza di quello che capitava spesso alle donne, no? Che hanno avuto una parte importantissima nella resistenza, anche se spesso vengono confinate a questo ruolo così limitante di staffette, a differenza di queste donne che correvano spesso dei rischi altissimi, anche solo portando un messaggio, un'arma, portando il cibo ai partigiani. Ha avuto anche ruoli di primaria importanza. Certamente. Le donne comandanti ci sono state. Appunto, certamente. Ecco, queste donne, insomma, alle quali spesso venivano affidati dei compiti di primaria importanza, sto riferendo a quelle che facevano da appoggio ai partigiani, certo, non sapevano però per chi e per che cosa stessero facendo queste cose, nel senso che il disegno complessivo dell'azione sfuggiva loro, a volte per proteggerle, a volte anche per proteggere il movimento, perché sulle donne gravavano comunque dei pregiudizi molto diffusi sulla loro inaffidabilità, sulla loro emotività, sul fatto che fossero paurose, che non ci si potesse fidare. Ecco, a differenza di tutto questo, Lucia voleva capire, se c'era una cosa che non capiva, voleva le chiavi. Ci sono alcune relazioni di commissari politici dell'epoca, le quali affermano che Lucia era, sì, preziosa ma anche pericolosa, perché se un'azione di cui non capiva il significato non le sembrava pertinente, si rifiutava di farlo, si rifiutava di obbedire. Certo.
Lei voleva capire, allora torniamo a questo tema della Costituzione che lei ha introdotto. Secondo me uno è libero di muoversi come crede nei confronti di questo terreno, ci mancherebbe, insomma è una cosa fondativa e importante, però prima bisogna cercare di capire e di non muoversi per partito preso, davvero, esatto. capire di cosa si tratta. Secondo lei è stata capita la Costituzione dagli italiani? Fino in fondo ci sono dei passi da fare? Ci sono sempre dei passi da fare, nel senso che abbiamo sempre bisogno di crescere proprio dal punto di vista della coscienza civile, anche della coscienza dei nostri diritti, dei doveri che comporta il nostro essere cittadini italiani. No, non siamo abbastanza preparati, secondo me abbiamo ancora tanto da studiare. Sì. Allora questa potrebbe essere davvero un'occasione. Un punto di inizio per lavorarci un po', insomma, su questa nostra conoscenza di questo atto fondativo della Repubblica. Bene, allora grazie per, grazie per, a lei, per questa è sua stato testimonianza. Davvero un piacere. E ricordiamo Laura Artioli, Storia delle storie di Lucia Sarzi. Corsiero editore Reggio Emilia 2014. Perfetto, grazie mille. Grazie.